Esercizio su un ciclo termodinamico. Un gas effettua la trasformazione ciclica ABCA in figura. Calcola dal grafico il lavoro della trasformazione con il segno opportuno. I dati sono riportati nel grafico, quindi abbiamo 5,8 litri, 2,3 atmosfere. Questa trasformazione ciclica è descritta in senso orario, quindi è un motore termico. E il suo lavoro sarà positivo perché questo motore assorbe una certa quantità di energia di calore netto dall'ambiente e lo trasforma in lavoro motore. Vediamo qua lo svolgimento. Per calcolare il lavoro, sommiamo i tre lavori LB, LBC e LCA. LBC è 0 perché BC è un'isocora, mentre invece LB e LCA sono uno positivo e uno negativo. LB è un'espansione, LCA una compressione. Il lavoro AB è rappresentato dall'area di questo trapezio, questa colorata qui in rosso. Invece il lavoro CA è l'area con il segno meno però di questo rettangolo sotto AC. Quindi quando noi sommiamo algebricamente LAB e LCA, cioè sommiamo algebricamente questo lavoro positivo e questo negativo, otteniamo giustamente soltanto l'area racchiusa nel loop, l'area racchiusa dentro questo triangolo. E questo lavoro è positivo perché il loop è percorso in senso orario. È positivo perché il lavoro AB è maggiore del lavoro CA in valore assoluto. Allora calcoliamo l'area di questo triangolo, base per altezza diviso 2, la base è 3 litri, tra 5 e 8, l'altezza del triangolo è tra 2 e 3 atmosfere, quindi un'atmosfera, diviso 2, un'atmosfera e mezzo per litro. Moltiplichiamo per 101,3 joule, così da ottenere il lavoro in joule, 152 joule. In accordo con il risultato del libro.